Buongiorno, e vi do il benvenuto in questo spazio che al momento è condiviso. Ho il piacere di essere qui con parte del gruppo attivista del Noi Speech Movement Italia, che ho il piacere di coordinare, perché in un momento così, diciamo, difficile, abbiamo avuto un po' la folle idea di creare un nuovo gruppo attivista contro l'hate speech, contro i discorsi d'odio nel nostro paese. Io mi presento, sono Deborah Barletta, sono vicepresidente di Apice, che parte appunto di Joseph Italia, Giovani Senza Frontiere, che ci ospita in questo spazio quest'oggi, e che già da un po' di tempo porta avanti questa iniziativa che si chiama Information Break, che è partita poi dall'altro da una sede locale di Joseph, che è Joseph Siracusa, che è diventata un po' una prassi all'interno di tutte le associazioni che fanno parte di questa grande famiglia che è Joseph, e alla quale abbiamo aderito, cercando di condividere un po' di informazioni e un po' di esperienze che possano, diciamo, aumentare il livello di unione in questi tempi così particolari. Ok? E abbiamo scelto di condividere con la famiglia Joseph, che diciamo chiamo così famiglia, appunto la nostra esperienza nell'ambito dell'attivismo contro l'hate speech e discorsi d'odio, però dato che appunto io sono un po' di parte, un po' biased, ho chiesto a qualche folle membro di questo gruppo di unirsi a me questa mattina e di parlare della loro esperienza. Quindi diciamo che cominceremo molto, diciamo, molto banalmente dalle presentazioni, andremo in ordine alfabetico, quindi chiederei alle mie attiviste e miei attivisti di presentarsi, di dire il loro nome, di cosa si occupano. E quindi diamo inizio a questa bella intervista. E grazie a chi ci sta ascoltando e grazie di essere qui. Ciao a tutti, ciao a tutte. Io sono Alessia Dulbecco, sono una pedagogista e una counselor professionista. Mi occupo soprattutto di violenza di genere perché ho una formazione all'interno dei centri antiviolenza e quindi all'interno poi di No Hate Speech cerco soprattutto di intervenire su quelli che sono gli aspetti relativi appunto alla violenza di genere e a tutto quello che si scatena nei confronti delle donne. Io sono Elena Brescacin e sono una persona che si occupa di design inclusivo, cioè la garanzia dell'accessibilità delle interfacce hardware, software, quindi tutto quello che riguarda la tecnologia per le persone sia con sia senza disabilità, e sono attiva nel discorso dell'odio online perché comunque ho una disabilità anch'io e so cosa vuol dire essere discriminati, per cui bisogna cercare di combattere in prima linea quando si è dentro. E tengo un progetto che si occupa di antistigma sull'HIV, un progetto di contronarrazione basato su storie di fantasia, perché cerco con l'intrattenimento anche di far riflettere più che no quelli che parlano sulle cattedre o sui banchi di scuola, eccetera, sperando di ottenere la riflessione da parte di chi legge, di chi ascolta. Ciao a tutte e ciao a tutti, invece io sono Matteo Botto, sono un pedagogista e al momento ricercatore all'università e mi occupo di innovazione didattica, ma ho anche un progetto che si basa sulle contronarrazioni e che cerca di avere come focus il contrasto alle discriminazioni. Quindi verto tra questi due mondi, tra la didattica e l'attivismo per i diritti umani. Ciao a tutti e a tutte e a tutto, sono Simone Maiorca. Direi che mi definisco principalmente con orgoglio un attivista, adesso anche con Joseph Siracusa. Il mio obiettivo principale è proprio il contrasto e contrastare tutte le discriminazioni di qualsiasi genere. In questo momento io sono il delegato per la topica LGBTQ+, però mi piace proprio
rendere l'idea di intersezionalità con la topic LGBTQ+. Quindi la lotta di tutti deve essere proprio presa in considerazione come una lotta in comunità e per la collettività. Grazie mille per aver condiviso, diciamo, chi siete e, diciamo, il vostro background, rispettando quelle che sono, diciamo, delle regole base di welcoming, appunto, per chi ci ascolta. Ma senza voler andare nel dettaglio di cosa è l'odio, cosa sono i discorsi d'odio, perché sono discorsi un po' impegnativi che, diciamo, affrontiamo giorno per giorno, volevo dare un taglio più personale alla nostra esperienza per raccontarla a chi ci ascolta. Quindi molto semplicemente volevo chiedervi, diciamo in maniera individuale, cosa vi spinge ad attivarvi contro l'odio. Alcuni di voi hanno già risposto infatti il motivo perché appunto si attivano contro l'odio, però appunto volevo anche chiedervi, a parte, diciamo, i motivi che vi spingono, oppure cosa vi piace, no? Dell'essere attivista contro l'odio. Quindi chiunque voglia parlare per primo può prendere il microfono. Ah, forse non so, c'è qualcuno che non ha premuto. C'è Simone che vedo che vuole prendere il microfono, ma non ci riesce. Sì, ecco. Okay, Simone, vai, prego. Sì, rompiamo il ghiaccio. Allora, credo che ognuno contrasti l'odio e si sia attivato in campo per motivi sicuramente diversi. Il mio è stato, credo sia stato un momento nella vita in cui mi sono dovuto fermare e un attimo guardarmi allo specchio, cioè in prima persona, e questo l'ho sempre reso palese, sono stato vittima di bullismo, no? E quindi in quel momento io capii che dovevo fare qualcosa e volevo rendere pubbliche in un certo senso le mie ferite per cercare di dare la possibilità, magari a chi più giovane di me, la speranza che comunque si va avanti anche grazie proprio a quelle ferite, a quell'odio che purtroppo ancora oggi continua a persistere, si cresce sicuramente e si migliora. Credo che proprio in quel giorno in cui ho preso consapevolezza di questa cosa, ho capito cosa significasse per me combattere l'odio. E soprattutto avevo chiaro, forse per la prima volta, in che modo volevo contrastare l'odio. E da quel giorno cominciai a fare questa mia battaglia, cercando di creare una rete tra le persone, perché in passato io ho avuto bisogno di sapere che c'era qualcuno per me, e crescendo non volevo essere una persona che chiude gli occhi, si gira sapendo che c'è qualcuno accanto a me, sta soffrendo. Quindi ho cominciato a parlare con le persone, a cercare di creare uno spazio in cui ci si potesse, insomma, unire, restare uniti e sapere che c'è qualcuno che ci capisce. Quindi la condivisione è stato lo strumento grazie al quale io ho continuato e continuo a contrastare. Proprio quel giorno in cui ricordo, c'è stata un'esperienza particolare in cui mi sono chiesto, quando già avevo 18 anni, che mi chiedevo sempre perché questa cattiveria, perché quest'odio, spesso era immotivato, anzi forse lo è sempre motivato, mi sono chiesto perché. Non ho ancora oggi la risposta, sicuramente però volevo fare in modo di dare la possibilità ai più giovani di fargli sapere che si può uscire dai momenti bui e lo si può fare contrastando e mettendosi in prima persona. Grazie Simone. Chi vuole andare, chi vuole condividere invece la propria esperienza? No? Vado io. Diciamo che mi trovo in una situazione simile a quella di Simone, quindi parte da una motivazione personale che è dovuto al fatto di aver vissuto personalmente hate speech e atti discriminatori sulla mia persona, e poi anche perché, avendo questo grande interesse poi per il mondo della ricerca, ho trovato incredibilmente utile cercare di studiare questi temi, poi di vivere di questi temi, ma
avendo sempre un occhio sul mondo reale. Sappiamo bene quanto l'Accademia possa essere fredda e distaccata dal reale, e quindi per me essere anche in questo caso in prima linea, non solo per fare quello che è giusto, cioè creare un cambiamento culturale mettendoci la faccia e impegnandomi attivamente, ma anche comprendere questi fenomeni per poterli poi capire al meglio e contrastarli meglio, mettendo insieme questi due saperi, quello dell'attivismo sul campo e quello più scientifico, è qualcosa che mi serve e che mi serve per poter fare un lavoro che per il tipo di persona che sono io può essere efficace, può dare davvero un contributo serio a quella che è la società in cui vivo in questo momento. Quindi sì, mi trovo molto in linea con quello che è stato appena detto. Vado io allora. Diciamo che al mondo dell'attivismo mi ci sono avvicinata in realtà in tempi abbastanza recenti, soprattutto anche grazie al percorso con Matteo che insomma condividiamo, quindi diciamo un po' rispetto ad un attivarsi mettendoci la faccia per l'appunto, come è stato detto prima. Questo tipo di diciamo attivismo nasce ovviamente anche da motivazioni personali, soprattutto per tutto quello che ha a che fare con la violenza di genere, sia perché l'ho vissuta in prima persona, sia perché lavorando in contesti dove con la violenza si ha a che fare tutti i giorni, nasce poi il bisogno di dire qualcosa rispetto a tutto questo, nella possibilità o nella prospettiva di avviare appunto un cambiamento culturale partendo proprio dalla nostra singola esperienza. Quindi per riassumere un po' questo. Ok, prendo io il microfono. Io sono diventata, tra virgolette, attivista, insomma, attiva nel mondo dell'odio online, ma non solo online, da piccola purtroppo, perché comunque io, avendo una disabilità sensoriale, visiva, dalla nascita, ho subito di tutto. Dalle maestre con la loro ipocrisia del sei speciale, quando in realtà per non dirti sei diversa ti dicono sei speciale. È una cosa veramente odiosa, perché comunque anche questo va ricordato, e questo è quello che faccio sempre sapere a chiunque, si può odiare anche dicendo parole buone. Anzi, tante volte è l'odio che fa più male, perché è quello che non te ne accorgi, è quello che non viene recepito come tale, soprattutto da chi lo mette in pratica. E allora bisogna combatterlo in tutti i fronti, bisogna avere il coraggio di dire basta. Poi da lì, dal fatto della mia disabilità, comunque dovendomi fidare di tutto e tutti quanti, chiunque avessi davanti, hanno cominciato a raccontarmi storie anche sull'AIDS, non ti rotolare, non qui, non lì, c'era tutta una psicosi enorme, ero piccola, e da lì ho iniziato a far domande, a cercare di capire cosa fosse, fino a che a 13 anni avevo già tutte le informazioni in mano e ho detto, da quella volta lì, era il 93, ho detto basta, e ho cercato di fare tutto quello che potessi fare sulla prevenzione della malattia dell'AIDS per evitare che tutti subissero discriminazioni o comunque le bugie che avevo subito io. Poi non ha funzionato come avrei voluto, perché siamo punto a capo anche nel 2020, però se mai non ci metti la faccia, non prendi posizione, hai paura di essere un bersaglio di qualcosa o qualcuno, perché se tu sai di essere nel giusto, è necessario metterci la faccia, perché altrimenti sembra quasi che il motivo per cui uno viene preso di mira sia colpa sua. Non è colpa nostra se abbiamo una disabilità, non è colpa nostra se abbiamo subito violenza o bullismo o qualsiasi cosa. Non è una colpa qualora qualcuno eventualmente contrae l'HIV, via dicendo, ci sono magari dei comportamenti, ma comunque non è una colpa, è comunque sfortuna, non si può avere delle accuse.
Grazie mille per aver condiviso le vostre esperienze, che io ho il privilegio già di conoscere, però credo che siano molto preziose per chi ci ascolta, per capire quante e quali sono le diverse facce dalle quali si può parlare e ci si attiva contro l'odio, e appunto i diversi punti di vista di chi anche molto spesso purtroppo lo subisce, e come appunto anche l'attivarsi magari molto spesso non fa di noi persone speciali, ma solo persone che appunto, diciamo, uso pure l'espressione che ha usato Elena, ma semplicemente persone come altre che però sentono l'esigenza di volerci mettere la faccia, di fare qualcosa per contrastare delle situazioni che non gli vanno giù. Io ci tengo anche a dire che non tutti sono obbligati ad essere attivisti e attiviste, però ecco, quando si ha questa spinta è bello seguirla, soprattutto è bello fare rete, no? E creare un gruppo come il nostro. E vorrei chiudere questa piccola panoramica, perché appunto non vorremmo prendere troppo tempo, e praticamente vorrei chiudere con un'ultima domanda riguardo la situazione in cui ci troviamo adesso, perché voi avete fatto un po' una panoramica di diversi tipi di odio con i quali vi siete confrontate e confrontati, però noi siamo in un periodo particolare, questo è la pandemia, durante il quale proprio il nostro gruppo si è un po' formato, e volevo chiedervi se ci sono dei fenomeni legati all'odio che siete stati in grado di registrare e che vi hanno colpito particolarmente e che, diciamo, vi hanno fatto capire come l'odio appunto si trasformi in certe situazioni. Quindi se c'è qualche testimonianza, qualche esperienza relativa all'odio che vogliate condividere con chi ci ascolta, appunto. Provo ad andare io. Per quanto riguarda questa situazione qua, ovviamente è allarmante, perché sappiamo bene che le persone odiano specificatamente quando non conoscono e quando hanno paura. Quindi quando hanno la percezione di perdere un loro status, di perdere ad esempio il loro potere simbolico. Però nel concreto, per parlare nel linguaggio reale, possiamo dire che quello che è successo alla comunità cinese all'inizio di quello che è stato la diffusione del coronavirus è un caso emblematico, cioè il fatto che comunque con la comunità cinese non abbiamo ancora una comunicazione così forte, perché l'integrazione e l'inclusione in Italia sono ancora a livelli decisamente molto scarsi, e le nostre politiche lo fanno capire, e quindi di conseguenza c'è stata questa campagna di odio incredibile nei loro confronti. Gli esempi sono tanti, io mi allaccio solo a questo, però sì, la situazione è che abbiamo questo problema, che l'internet è diventata una nuova piazza virtuale, internet, avendo poche normative al riguardo, è sempre stato un terreno di fake news, e quindi in questo momento fare attivismo online, per chi, come dicevi tu giustamente, Deborah, se la sente, è più che mai vitale per cercare di contronarrare e contrastare tutte queste informazioni che possono andare a ledere interi gruppi sociali. Sì, mi collego allora a quello che diceva Matteo, per dire che credo che tutto quello che ha a che fare con l'emergenza Covid, come comunque è stata gestita dai vari paesi, abbia, credo, un po' acuito tutta una serie di problematiche di cui Matteo ha già parlato, quindi la paura soprattutto di perdere determinati status o comunque privilegi, e quindi l'odio si sia fatto sentire particolarmente. Personalmente, se dovessi registrare un caso, non posso non parlare del caso di Silvia Iscia Romano e di quello che è accaduto nel momento in cui è ritornata in Italia, quindi passando da una completa gioia per la liberazione nel giro nemmeno di 48 ore a un odio che si è riversato attraverso tantissimi canali diversi, e soprattutto sia per motivi, diciamo, di genere che per motivi di scelte religiose che ipoteticamente appunto Silvia Iscia avrebbe preso, per non parlare poi della questione economica. Quindi credo che comunque il Covid abbia aumentato questo tipo di percezione, e che quindi ci sia a maggior ragione bisogno di contrastare questo tipo di discorso, proprio per evitare che questo discorso, che poi comunque diventa quello più facile da seguire, prenda il sopravvento più di quanto già non stia facendo. Sì, allora, proseguo io, sarò brevissimo, anche perché sicuramente i casi appena citati sono quelli più eclatanti. Mi limiterò a dire come questa purtroppo situazione del Covid abbia aumentato così tanto la paura tra le persone, che purtroppo ha portato le persone stesse ad avere un eccessivo controllo verso altre persone. La paura
ha tolto spazio alla convenzione. E io in questi mesi ho sempre cercato di far presente che ancora oggi dobbiamo essere più coesi, più uniti, e capire che purtroppo ognuno in questo periodo ha le proprie motivazioni, le proprie paure, le proprie esigenze. Non so cosa è giusto, cosa non è giusto, però sicuramente dietro ad ogni azione, o a chi per la voglia di tornare a lavorare, chi no, chi per problemi di salute aveva paura, sicuramente alle spalle c'era una valida motivazione. Quindi prima di dare un giudizio, purtroppo con la paura, ho sempre invitato a comprendere il perché di una scelta in un periodo chiaramente troppo di paura. Allora, io credo che l'aggressività sia aumentata, prima di tutto perché questa situazione qui è una situazione in cui nessuno ha le risposte. Anche gli scienziati stanno facendo fatica perché comunque è una malattia nuova. La gente giustamente cerca delle risposte e allora viene fuori questa voglia che è antica, che arriva dalle epidemie, anche quelle antiche, di trovare il capro espiatorio. Per cui, piuttosto che andare a discutere sulle strutture o comunque realtà grandi, tra virgolette, in cui non sono state poste tutte le misure di sicurezza, eccetera, uno va a beccare il singolo ciclista, il singolo runner, gli si va dietro coi droni, si fanno gli sceriffi, si fanno le foto ai social, si pubblicano sui social. Io sono uscita dalla fase 2, quando è arrivata la fase 2 sono uscita accompagnata, perché nonostante io comunque abbia una discreta autonomia personale, uscire col bastone guida da sola con la mascherina mi disorienta da morire, per cui non ce la faccio, o vado accompagnata o vado accompagnata, non c'è alternativa. E c'è stato più di qualcuno che ha bisbigliato: ma questi due perché non stanno distanziati? Cioè, ti sfido, o muori di Covid o muori imballato da una macchina, insomma, ditemi voi cosa devo fare. Per fortuna adesso il decreto ultimo che è stato pubblicato ha annullato questo obbligo per chi accompagna una persona con disabilità di stare distanti, chissà che la smettano di rompere. E per cui questa situazione di paura generalizzata, accompagnata anche dalla febbre del diventeremo migliori, io ho sperato che questa situazione in cui ci siamo trovati, tutte le persone si sono trovate a vivere lo stesso stigma, ad essere considerate infettate tutte quante le persone in genere, io ho sperato che qualcuno capisse il discorso dello stigma vissuto dalla gente con l'HIV, per esempio. Invece sto notando che è solo peggiorata la cosa. Si fa tanto a dire andrà tutto bene, diventeremo migliori, però in realtà ci si sta solo nascondendo dietro un muro, dietro una tastiera, per fare, scrivere, accusare e diventare cattivi. Certo, è una gabbia, quando siamo chiusi, non abbiamo le nostre libertà personali, tra virgolette, normali, essere chiusi crea aggressività, è inutile prendersi in giro, però bisogna anche saperla gestire. Grazie mille, credo abbiate toccato dei temi che appunto sono sotto gli occhi un po' di tutte le persone, tutti gli italiani, le italiane, di chiunque anche nel mondo, perché sono fenomeni che appunto si sono dimostrati universali, no? Che hanno a che fare con la natura umana, diciamo la differenza, diciamo cercare il capro espiatorio, qualcuno da incolpare, cercare delle tranquillità, no? In un periodo di incertezza. Quello che possiamo fare però è cercare, come diceva Elena, di capire che c'è una differenza tra il reagire e il rispondere, cioè noi cerchiamo appunto di invitare al riflettere, al fare appello a quelle che sono delle pulsioni buone, che sono quelle che ci spingono ad essere migliori dopo tutto, e che noi appunto cerchiamo sempre di instillare, perché siamo stati tenendo conto, c'è stata un po' di negatività in questo momento, però appunto noi siamo persone che si attivano appunto perché crediamo nella possibilità delle persone di fare meglio,
e per fortuna c'è anche chi lo dimostra ogni giorno e che cerca di far leva su questi sentimenti, e noi lottiamo anche un po' per questo con il nostro gruppo. Quindi direi che vi ringrazio, è stato breve ma credo che abbiamo coperto un po' di punti, e rimaniamo a disposizione ovviamente di chi commenterà questo video per rispondere a domande. Seguite il No Hate Speech Movement Italia, ma anche Contronarrazioni, Joseph Siracusa, i Plus Brothers, che è l'iniziativa di Elena, e scoprite tante cose nuove e tanti modi di contrastare l'odio e cercando di rendere l'internet un posto migliore per chiunque. Ok, quindi vi ringrazio, non so se qualcuno vuole prendere il microfono per dire ciao, però direi che possiamo chiudere qui il nostro incontro. Ciao.